Il circolo schermistico aretino festeggia la Serie A. Sono risultati nella scherma importanti perché, come si sa, la scherma in Italia è una disciplina di livello internazionale, quindi già in Italia riuscire a fare questi risultati per noi è gratificante. A Piacenza, al campionato italiano di fioretto maschile Serie B1, la squadra composta da Eric Peruzzi, Jacopo Peruzzi, Tommaso Francese e Leonardo Paggetti sono scesi in pedana ed hanno trionfato riportando la scherma aretina in A2. Una gara molto intensa, molto combattuta fin dalle prime stoccate nel girone, concluso con tutte e due vittorie. Siamo partiti, diciamo, molto determinati, concentrati, e poi piano piano, diciamo, visto che siamo andati avanti sempre più convinti, il risultato stava pian piano avvicinandosi, siamo riusciti a ottenere questo risultato, un ottimo risultato. Siamo stati bravi, devo dire la verità, siamo stati molto compatti, la squadra, anche i ragazzi più giovani, sono sempre stati sul pezzo, e a un certo punto abbiamo voluto la vittoria perché ci siamo tutti concentrati e abbiamo veramente dato tutto, con piccoli infortuni durante la gara, però veramente non abbiamo mollato. Dunque un'altra promozione per lo sport aretino. Traguardo molto molto importante per uno sport nobile come la scherma, per una società importante della nostra città, antica, consolidata, che negli anni ha saputo lavorare bene, non solo dal punto di vista sportivo, perché ricordo che gestisce un impianto sportivo comunale, quindi il nostro impianto di scherma, lo fa bene, ha superato gli anni della pandemia, ha superato il caro bollette, anche grazie a un piccolo contributo che siamo riusciti a dare come amministrazione comunale, poi vediamo risultati. Questo è un circolo che tradizionalmente esprime livelli tecnici di grande spessore. La storia di questo circolo è fatta di vittorie e di grandi protagonisti. Quindi, nella continuità di quello che è stato fatto nel corso degli anni, questa dirigenza sta continuando a tirar fuori talenti per lo sport e per la scherma aretina.